Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Oggi andremo avanti nella sezione di Asgard. Cercheremo di fare la storia di quella regione. Come al solito vi invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale. Spero che il video vi piaccia, grazie e una buona visione. Delle statue di Freya. Chi ti ha messo questo gattino? Dunque è così. Fa strada, agile creatura. Dove mi stai portando? Non posso far altro che scendere. Preso. Catturare un suono. Incredibile. Ragazzi, abbiamo risolto il primo indovinello che ci ha chiesto Evaldi. Ora continuiamo e vediamo dove ci porta questo capitolo di storia.
Spiega le ali, Sinin. Sembra essere il posto giusto. Immagino che un nano preferisca fare indovinelli che fornicare. Ecco il seme, racchiuso nella roccia della montagna. Serve del calore per estrarlo. Metterà radici finché non lo immergerò nell'acqua. Devo recuperare la radice per Ivaldi prima che attecchisca. Vediamo cosa saprai farne, Ivaldi. Portalo qui. Ho trovato tutto quello che mi hai chiesto. Quando finirai la tua corda indistruttibile? Non appena lo vorrà lei stessa. Non puoi affrettare questo genere di magia. Fluisce secondo ritmi propri. Chiamami quando sarà pronta. Comunque, dopo che abbiamo parlato di Ugr, un mio cugino di passaggio mi ha raccontato una storia. Non credo nelle coincidenze. Considerala un regalo. Cosa ti ha detto? Che il marito di sua sorella, Borin, ha bevuto dell'idromele di Jotunheim. E il suo Ugr è finito in una capra. Lo spirito di un nano nel corpo di una capra. E pensa, sua sorella non se n'era neanche accorta. Havi! Non voglio saperne niente. La torre è quasi finita. Non angosciarti. Il tempo scadrà presto. Non abbastanza. Mi sento nella morsa di una trappola in procinto di chiudersi. Riconoscere di essere in una trappola è il primo passo per uscirne. Non ti importa che io vada in sposa a questo costruttore, vero? Sei la regina di Asgard, la custode di Folkvangr, la guida dei caduti. Certo che mi importa. Eppure agisci come se io fossi una sorta di tesoro da barattare. Ho sbagliato ad usarti in quel modo. Affronterò il costruttore e gli caverò fuori la verità. Delle scuse deboli, ma per il momento basteranno. Quando avrai finito con il costruttore, volgi la tua lancia verso Loki. Continua a trascinarci sempre più a fondo in questa faccenda. Se Loki trama qualcosa, mi assicurerò che sia punito. Patto di sangue o meno. Huh.
Ragazzi, come nella tradizione di molti giochi, Loki è per eccellenza il traditore degli dèi. Come anche ci spiega la mitologia norrena. Dunque ti piace una bella torre, eh? Mi sento già. Non la mia opera migliore, ma ha un certo fascino. Dunque, dov'è la mia regina? Hai finito? La torre è funzionante. Manca una runa, ma la inciderò dopo il matrimonio. Chi ti ha assistito, costruttore? Non puoi aver fatto così in fretta da solo. Il nostro accordo non vietava aiuti esterni. Ora, dov'è Freya? Sono stanco di aspettare. Aiuti esterni? Curiosa scelta di parole. Salute, Javi! Salute, costruttore! Abbiamo portato la tua sposa! Freya, mia amata! Ma cos'è quello sguardo maligno? È a digiuno, costruttore. È affamata di te. Ti consumerà come un succulento e prelibato boccone. Splendido! Sarà lieta di sapere che io sono affamato quanto lei. La nostra unione sarà un trionfo dei sensi. Basta chiacchiere. Noi abbiamo tenuto fede al patto. Ora concluderai la tua opera? Sono desolato, ma non ho mai visto uno sguardo così selvaggio. Perché sembra così feroce? Sveglia o dormiente, i suoi occhi sono immersi nella tua immagine. Non sa vedere altro. Altro che l'amore o altro che il disgusto? Non capisco ciò che intendi. Falla finita e baciala, sacco di sterco! Concludi questo rituale! Sì! Un bacio, un assaggio per stimolare l'appetito. Delizioso, le tue labbra sono due cuscini su un letto di petali di rose. E le tue fredde e ruvide come pietra grezza. Che inganno è questo? C'è qualcosa che non va. La sua voce è ripugnante. Qualcuno, in vero, la trova seducente. I lupi, forse. Tradimento! Portatemi la vera Freya o ritirerò la mia offerta! Faccio da sola, se non vi dispiace. Freya non serve. Non vi rimane niente, Aesir. Solo questo inutile monumento alla vostra inettitudine. Sei un bravo ragazzo, Thor. Non giocare col fuoco. E tu, Javi? Dicevi di avere un piano. Spero con tutta me stessa che non fosse questo. Non sarai il premio di nessuno. Se non mi rimarrà scelta, combatterò per te fino a straziarmi ossa e muscoli.
Questo triste spettacolo è stato messo in scena per me? La carcassa putrefatta di un cinghiale mi commuove di più. Finisci la tua opera o soffrirai. Niente Freya, niente scudo. Lascialo perdere, Javi. So dove tiene il suo pigmento magico. Mostramelo. Thor, Tyr, sorvegliate il nostro ospite. Freya, spero che potremo parlare a cose fatte. Perché vesti ancora i panni di Freya? Mi ricorda la posta in gioco. Torna te stesso. Dove andiamo ora? Non lo so, non lo controllavo in ogni momento. E quindi non sai dove tiene le sue scorte? Devono essere vicine. Non si è mai allontanato. Quasi mai. Impronte. Grandi impronte. Ecco dov'è il covo del verme. Sono i famigli del costruttore. Al stesso tempo, il costruttore me la pagherà. Dai, guarda la tua squadra! Dove ci sono quattro, c'è un casale. C'è una porta. Aiutami a sfondarla. Aspetta, Loki. Dobbiamo parlare. Essere molto cauto con l'utile. Cosa c'è, Javi? Loki, conoscevi già il costruttore prima che lo incontrassimo alla torre? Intendi conoscerlo di persona o di fama? Lo hai invitato tu qui? Io... sì, l'ho fatto. Ha salvato mio figlio da Jotunheim. Così l'ho portato qui per aiutarlo a trovare lavoro. Tutto qui. Sistema le cose, Loki, o infrangerò il patto di sangue che ci vincola. E vale anche per tuo figlio, chiaro? Limpido come il cielo, supremo. Altri cervi. Avanti, ti guarderò le spalle. Ciò non mi conforta. Meglio avanti. Abbassi questi mutaformi! Sotto tuo consiglio, trova un modo per ostacolarlo, o gli offrirò te come ricompensa. Avi, ritorna! Resta lì! Abbiamo finito! Siete sopravvissuti. Che delusione.
Gli invasori di Jotunheim li abbiamo sterminati. Per lo scroto di Buri, posso ucciderlo ora! Non abbiamo bisogno di questo traditore. Termineremo la torre da soli. È il mio Ugr ad alimentarlo. È legato a me grazie alla magia del vostro regno. Hai corrotto le nostre sacre acque. Non possiamo che ucciderti. Ma che intuizione! Dovrebbero chiamarti Dio del senno di poi, il veggente del passato. Io terminerò l'iscrizione. Costruttore, tu resti qui. Voi altri, andate. Elaz, runa della protezione. Flagello della mia gente, ladro, menzognero, non ho costruito la torre per tenere lontani i tuoi nemici! L'ho costruita per intrappolarti! E per sfruttare il mio popolo senza mai pagarne il prezzo, tu e quell'idiota di tuo figlio! Hanno pagato la loro arroganza con la vita! La sua testa è scoperta. Come la raggiungo? Ma non ne hai il controllo! Controllarli? Mi basta non morire con loro! Le tue orme saranno le fondamenta del nuovo mondo dei giocatori! Il vostro tempo è finito! Non si può più lottare in questo! Se davvero siamo condannati, ti trascinerò con noi! La sua magia, la cosa di Turba, ingannatore. Che cosa stai insinuando? C'eri tu dietro a tutto, disonorevole, infido, bugiardo. Tu parli di onore, Freya. Il tuo letto ha accolto più uomini dell'intero regno di Midgard. Hai davvero un bel coraggio a parlare di lussuria. Tu hai messo al mondo un lupo. Non accetto prediche dal signore delle paternali, colui che si eccita alla sola idea di poter dettare legge. E prima che tu brandisca il tuo martello, Thor, ricorda, senza la tua arma vali quanto un troll. E sei due volte più stupido. Tu, fetido scroto gonfio degli scarti più putridi del cadavere di Ymir, un patto di sangue non ti proteggerà. Ma tu non lo infrangerai, Havi. Non puoi. Tutti i tuoi sforzi per sfuggire al destino serviranno solo ad avvicinarti al suo corso. Fa attenzione, o potresti diventare l'artefice della tua stessa fine. Lascialo. Non creerà problemi finché suo figlio è prigioniero. Forse un assaggio di ferro gli tapperebbe quella bocca. E ora, sapiente? Siamo tornati al punto di partenza. Il Ragnarok giungerà. Siamo ancora in pericolo. Forse la soluzione è a Jotunheim. La chiamano magia dell'Ugr. Ci andrò di persona per scoprirlo. Finché non deciderò diversamente, l'isola custodirà il figlio di Loki.
che nei tempi a venire diventi un rifugio per tutti i lupi. Veglierò su di lui come fosse mio figlio. Lascio il reame nelle tue sagge mani, mia regina. Se le mie saranno vuote quando tornerò, esse accoglieranno il mio fato. Ragazzi, abbiamo sconfitto il costruttore, ora utilizzeremo il portale di Jotunheim e vediamo, forse per sigillare l'aria, per sigillare Asgard o per qualcos'altro.
Bentornato. Hai un viso radioso e occhi più sereni ora. Raccontami tutto ciò che hai visto. Io... ecco, sono stato ad Asgard, nel regno degli dei. Ho visto con gli occhi di Odino, come dicevi tu. Nelle visioni incarnavo la sua forma, vivevo la sua vita. Nel suo corpo ero me stesso, ma ero mosso dai suoi scopi. I suoi pensieri mi erano chiari quanto i miei. Ero me, ma in lui coesistevamo. E cosa hai appreso? Più che apprendere, sentivo ogni cosa. I suoi timori, i dubbi, gli amori, le passioni. Incredibile. Che altro? Mi intrattenevo con Loki, l'ingannatore. Litigavamo spesso, come due fratelli, ma tale inimicizia degenerava. Mi svelava di avere generato un lupo e io mi infuriavo. Perché ti aveva nascosto la verità? Sì, poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard. Ha ignorato un mio ordine. Forse la visione vuole suggerirti qualcosa. Che devi affrontare una paura e trovare il perdono nel tuo cuore. Forse, ma la visione proseguiva e io mi prefiggevo uno scopo. Per conseguirlo, avrei dovuto raggiungere Jotunheim. E poi mi sono svegliato. Interessante. Cos'altro ricordi? Ricordo una profezia sul Ragnarok, la distruzione del mondo e la fine dei tempi. E le Norne mi parlavano del grande lupo Fenrir, assetato del mio sangue. Ma c'era qualcos'altro. Speranza. Non ero turbato dall'imminente cataclisma. Forse questa parte aveva lo scopo di ispirarti coraggio. Sei davvero in contatto con gli dèi. C'è altro ancora? Nient'altro. Niente che avesse grande importanza. Il sogno è svanito. Eivor, non avevo mai sentito di visioni come queste. Lasciami sola. Devo pensare a ciò che hai condiviso. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Questa parte si collega un po' al finale che già abbiamo sbloccato, quello ambientato sul presente. Se non l'avete visto, guardatevi il video. Il finale è quello relativo alle anomalie dell'Animus. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Grazie e alla prossima.